E stiamo per avere in linea il dottor Pippo Calà, presidente dell'associazione Carpe Diem, che ci parlerà appunto dell'associazione Carpe Diem e di InformaDisabile.it. Buongiorno dottor Calà, benvenuto a Colazione in Farmacia. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, per la meravigliosa opportunità che ci date di far conoscere ciò che facciamo al servizio degli utenti. Ma ci mancherebbe altro, grazie a lei per essere nostro ospite oggi qui a Colazione in Farmacia. Dunque, visto che chiaramente in qualità di presidente dell'associazione Carpe Diem conosce perfettamente quello di cui parla, io lascio parlare lei. In che cosa sono Carpe Diem e Informa Disabile? Carpe Diem è un'associazione che, come dice il nome, cerca di fare delle cose, coglie l'attimo. Nel 2008 alcune famiglie si sono rivolte a me, famiglie con dei ragazzi con sindrome autistica, allo scopo di creare un'associazione che desse delle risposte, vedendo in me un valido supporto. Da allora praticamente questa piccola associazione ha fatto tante cose al servizio degli ultimi, insieme ad altre locali è riuscita ad attivare il primo centro diurno per l'autismo della Sicilia presso Missa di Sicilia. Carpe Diem non si è fermata qua, grazie alla collaborazione di amici, è riuscita a creare uno sportello informativo per la disabilità che si chiama Informa Disabile, che vuole essere un strumento conoscitivo, informativo e di supporto verso tutte quelle persone che, ahimè, nella loro vita purtroppo sono afflitte da handicap di varia natura. Abbiamo la consulenza legale, abbiamo la consulenza di un grafico, abbiamo la consulenza di un progettista di progetti praticamente per il sociale, quindi raccolta fondi e quant'altro. Lo scopo appunto è quello di aiutare chi si rivolge a noi, cercando di diffondere il più possibile quello che è il nostro messaggio, cioè fare della disabilità una opportunità, perché se la disabilità, quello che dico sempre io, viene vista solo in chiave di problema, purtroppo non se ne esce, perché purtroppo di problemi non ne mancano. Il motto è disabilità uguale opportunità, riuscire a creare in qualche maniera da un problema una risorsa. Ed è quello che nel mio piccolo, ovviamente non da solo, ma coordinato da vari aiuti, perché sono tutti dei professionisti quelli che collaborano con me, cerchiamo di dare risposte e di riuscirla a dare una risposta, facendo sentire le famiglie meno sole. Ecco. Considerate che tutto nasce in Sicilia, nella provincia di Messina, e in quanto a servizi sociali, a servizi primitivi, diciamo che non è che siamo messi proprio bene, per cui pensare a fare un servizio di questo tipo io lo ritengo una cosa molto valida e molto utile. Ecco, sicuramente spero sì. Di essere stato chiaro. Molto chiaro, sì, certo, dottor Calà, non si preoccupi. E le faccio anche questa domanda: in che modo fornite supporto a queste persone? Sì, per quanto riguarda il centro diurno, che è gestito in collaborazione con l'ASP, questo dà ovviamente la possibilità a ragazzi affetti da sindrome autistica di essere abilitati, perché si usa proprio questo termine, cercando di fargli raggiungere quelle che sono le migliori competenze possibili. Per quanto riguarda lo sportello Informa Handicap, nasce e si consolida a gennaio di quest'anno, quindi da pochissimo tempo, eppure riuscite in qualche maniera a dare supporto informativo e non solo a quanti si sono rivolti a noi attraverso il web, che è uno strumento, secondo noi, di grande importanza, perché riesce ad arrivare nelle case di tutti quanti. Ecco il perché dell'invito vostro assume una importanza rilevante ed è un servizio utile. Ricordate, informadisabile.it, un servizio che punta a far sentire meno solo il soggetto con handicap, fornendo consulenza legale. Poi abbiamo anche all'interno Massimo Maugeri, che si occupa di progettazione per quanto riguarda supporti informatici e quant'altro, sia per l'assistenza degli anziani e anche quindi le demenze, fornendo la sua preziosa consulenza. Abbiamo due avvocati fra un po' che daranno anche il loro supporto, uno per la provincia di Messina e uno per la provincia di Catania. Abbiamo un'operatrice che si occupa di disturbi dello spettro autistico. Abbiamo poi l'ideatore con me,
colui che l'ha finanziato questo servizio, che è un grafico molto bravo, che si chiama Simone Martellini, che si occupa appunto di fare arrivare il messaggio che voglio fare arrivare in quanti più posti possibili. Essere ramificati sul web significa arrivare lì dove con uno sportello fisico non puoi arrivare. Assolutamente sì, infatti io ho anche aperto qui davanti a me il sito internet informadisabile.it, è veramente molto chiaro, ovviamente il sito fatto estremamente bene per quanto io possa giudicare il lavoro del suo collaboratore, e si vede appunto assistenza legale, assistenza autismo, servizio di neuropsicologia, progettazione, fundraising, quindi ci sono diverse aree di intervento sicuramente. Prego. No. Credo che appunto bisogna puntare sui giovani professionisti, dando loro la possibilità di lavorare e di farsi conoscere. Nel mio piccolo io sto cercando di fare questo, ho con me il vicepresidente dell'associazione Carmelo Cutrufello, che può vedere lì nel sito, sì, che è un ottimo ragazzo che si occupa appunto di captare quelle che sono le risorse a livello nazionale ed europeo, senza le quali difficilmente si può fare qualcosa oggi, visto e considerato che le regioni sono sempre in crisi, le province non ne parliamo, e i comuni sono gli stessi finanziari, per cui gli aiuti arrivano proprio da questo tipo di progettazione. Chiaramente sì. Dottor Calà, quando sono nati l'associazione e Informa Disabile, e finora che tipo di risultati avete ottenuto? Allora, l'associazione è nata nel dicembre del 2008 dallo spirito solidale di famiglie che avevano tra loro appunto soggetti disabili, autistici piccoli. Il loro pensiero era: che ne sarà di questi ragazzi quando praticamente, come tutto il pensiero di tutti i genitori che hanno queste difficoltà, quando noi non ci saremo più. Sì. E allora, siccome la Regione Sicilia, e ci tengo a precisarlo, ha una delle legislazioni migliori che esiste in Italia per quanto riguarda la disabilità, ahimè purtroppo a volte restano solo sulla carta, però ecco, io mi ritengo una persona molto testarda e combattiva. Ho detto: ci sono dei fondi, abbiamo individuato una struttura in un comune appunto che è Nizza di Sicilia, ho detto: ci sono i soldi, ci sono le famiglie, c'è la struttura, perché non attivarla? Questa cosa ha generato una sorta di effetto positivo, tanto da convincere poi l'allora governatore della Sicilia e il sindaco del comune di cui parlo a investire su questa cosa. Sono arrivati i soldi, abbiamo fatto le assunzioni, sono arrivati i ragazzi e la collaborazione con l'atto. Per cui ritengo che sia stato un successone. Oggi quel centro dà sollievo a una quarantina di famiglie, non solo di bambini ma anche di soggetti adulti, che ahimè purtroppo, io sono un genitore di un ragazzo con una sindrome autistica, 18enne ormai, queste persone, se non ci fossero questo tipo di servizi, sarebbero, sì, a totale carico delle famiglie. Sono un po' autore di questi centri, nonostante se ne parli non sempre bene. Questi ragazzi devono avere la possibilità di esercitare il loro modo di vivere nella maniera più protetta possibile, perché le famiglie, ahimè, non siamo eterni, per cui bisogna pensare al dopo di noi pensando al durante noi. Mi pare che sia un messaggio molto positivo, pensare al dopo di noi durante noi, perché chiaramente una volta che fra 100 anni, 200 anni i genitori di questi ragazzi non ci saranno più, bisognerà comunque in qualche modo ovviamente supportare i ragazzi come facevano i loro genitori, i loro parenti, i loro familiari in generale. E quindi, dottor Calà, quali sono gli obiettivi che vi siete posti per il futuro? L'obiettivo è che sto praticamente cercando di realizzare, ci sto lavorando, è, sì, quello di creare proprio una struttura a questo scopo, che non sia solo Nizza di Sicilia, ma un centro per la vita di queste persone, dove fare convogliare poi i singoli progetti e che diano la possibilità a questi ragazzi di sentirsi a casa loro. Mi meraviglia come la politica non parli di questa cosa, che è un'emergenza sociale, perché non solo di autismo, ma l'handicap in generale
è trascurato, si fanno donazioni in Africa, ma mi creda, c'è tanta Africa anche intorno a noi. Eh sì, sicuramente sì. Quindi, come dire, cercare anche di coinvolgere gli attori pubblici sicuramente può essere un vostro obiettivo, esattamente come è successo qualche anno fa con l'allora anche governatore della Regione Sicilia. Cercare di coinvolgere anche la politica in questo processo decisionale e poi immagino attuativo. Assolutamente, ma se non fosse per persone come voi che mi danno la possibilità e mi danno voce, difficilmente io riuscirei ad incidere. Siamo in una società della comunicazione, la comunicazione sì. Oggi è fondamentale. Se ci sei, esisti. Se non sei, cioè nel senso che non sei veicolato nel giusto modo, le tue istanze rischiano di non essere accolte. Sì. Per cui io mi auspico in futuro che la collaborazione tra il vostro quotidiano sanità, la vostra trasmissione, e ciò che io rappresento possa essere sempre più fervida in maniera tale da veicolare dei messaggi positivi a tanti che si trovano da soli ad affrontare problemi che a volte riducono la famiglia in uno stato quasi di segregazione. Perché ricordiamolo, ci sono handicap ed handicap, e molti handicap tipo l'autismo, nelle forme sue più gravi, riduce la famiglia a non dover uscire di casa con comportamenti problemi del figlio, cioè è veramente una tragedia. Per cui lasciando tutto così com'è si rischia di creare dei problemi molto seri. Cercando di far capire che c'è una speranza, noi paghiamo le tasse, che è giusto avere i servizi, purtroppo non è sempre così. Il mio scopo è riuscire a creare qualcosa di valido. Chiaramente sì, e si vede già che quello che ha creato, che avete creato è sicuramente valido. Io ricordo ancora una volta il sito internet informadisabile.it e la mail anche per contattare informadisabile è info@informadisabile.it e vi trovate, insomma, posso dirlo, in Viale Europa a Messina, Viale Europa 227. C'è anche la Viale pagina Europa è la sede fisica dove attraverso prenotazioni di quanti hanno bisogno abbiamo degli spazi e possiamo dedicarli alla consulenza dei singoli casi con i nostri professionisti. Poi apriremo una sede anche nel Catanese, però ci stiamo allargando in base a quelle che saranno le esigenze di chi vuole soffrire dei nostri servizi. Ecco, giustamente sono ragazzi così che collaborano con me, sono un pochettino più vecchiotto. Che hanno voglia di fare, sì. Ed è opportuno che puntiamo sui giovani dando speranza, quanti questa speranza purtroppo non ce l'hanno più o la stanno per perdere. Ecco, sicuramente messaggi tutti molto molto importanti che siamo felici di veicolare. Ricordo anche la pagina Facebook informadisabile.it, scrivete questo proprio informadisabile.it su Facebook e vi si aprirà la pagina Facebook di Informadisabile Carpe Diem Onlus. Dottor Calà, per me è stato veramente un grande piacere averla nostro ospite oggi qui a Colazione in Farmacia. Sicuramente continueremo a rendere fruttuosa, il più fruttuosa possibile, questa collaborazione, dare voce giustamente alla vostra associazione, al vostro progetto e ovviamente una buona giornata e a risentirci presto dunque. Grazie dottore, a lei e a tutti i suoi telespettatori per la grande opportunità che ci state dando, speriamo di poter ricambiare presto, un abbraccio. Grazie. Ancora grazie dunque al dottor Pippo Calà, presidente di Associazione Carpe Diem. Abbiamo scoperto questa associazione siciliana e abbiamo scoperto informadisabile.it, un portale estremamente importante, anche molto chiaro ovviamente, per essere un punto di riferimento di assistenza legale, assistenza autismo, di servizio di neuropsicologia per una vasta platea di persone. Chiaramente io vi rimando al sito internet, alla pagina Facebook informadisabile.it, potete trovare tutte le informazioni lì, oppure comunque se non trovate qualche informazione che per voi può essere utile, scrivete a info@informadisabile.it. È stato un piacere avere il presidente dell'associazione Carpe Diem, Pippo Calà, il dottor Pippo Calà, con noi oggi ospite a Colazione in Farmacia, e anche per oggi la parte di No Profit, la prima rubrica del giorno, è conclusa.